vabbè, le autrici donne sono di meno, questo è evidente. Un po' perché non le rappresentano, un po' perché molte di loro sono anche un po' timide. E proprio per questo motivo, con la sensibilità che le contraddistingue, vanno protette, vanno aiutate, vanno custodite, vanno un po' coccolate. E penso per esempio ad Annalisa Ferruzzi al funerale di Missy P, penso a Quando si ama davvero, che è un altro testo molto bello, inedito, che ho portato in scena, che mi è piaciuto tanto, in Corsica. E poi a Mariangela Sedda, di Ti abbraccio forte forte, che è uno sceneggiato radiofonico, poi è diventato anche un libro con la regia di Cristina Maccioni, che abbiamo fatto tanti anni fa, e ancora quando ci penso mi struggo, perché la storia di queste due sorelle divise dall'oceano, divise anche dalla fortuna, dalla vita, che continuano ininterrotte a scriversi. Volendo ci potrebbe essere anche un seguito, però finora non c'è stato, pazienza, l'ha scritto lei però. E poi ci sono le autrici donne, ci sono le autrici donne, autrici di programmi, autrici di altre cose, non so, penso a Maria Piera Mossa, per esempio, che ha curato tanti programmi, tante regie radiofoniche, con cui ho lavorato come attrice, ma che lei ha voluto sperimentarmi anche in veste di conduttrice radiofonica e televisiva. Ci credeva solo lei, però siccome lei ci credeva ciecamente, io mi sono adeguata e mi sono anche trovata bene. E lì mi fermo. Poi Bianca Laura Petretto, per esempio, che mi ha sperimentata come soggettista cinematografica. Anche quello andò bene, poi non successe niente, però andò bene. Mi piacque come esperienza. Mi era costato un bel po' di lavoro perché non era la mia materia. E con lei continuo ancora un po' come performer, ecco, queste cose. Avevamo fatto una cosa anche molto carina, Il desiderio di Cnussa, una specie di documentario film molto carino. Vabbè, adesso abbraccio, non posso ricordarmi tutto e non voglio ricordarmi tutto, perché sennò comincio a fare nomi.